Tonino Carotone, 99 Posse Alborosi, la 15ª edizione di Pinetnia, l'evento organizzato dall'Associazione Risvegli Sonori al Parco della Pace di Pineto, propone talentuosi e apprezzati musicisti. L'attesa per le 3 serate è già alle stelle e si parte domani sera con Carotone, come ha spiegato il presidente di Risvegli Sonori, Luca Romanelli. È appena sfornato Etilico Romantico, nuovo disco. Poi 99 Post, la reunion che conosciamo tutti, hanno appena festeggiato il trentennale, poi chiusura col botto con Alborosi e Shenzhen Clan che hanno appena sfornato a maggio il disco Destiny. E siamo tutti pronti, volevo ringraziare il comune di Pineto che ci sostiene da sempre, anche la provincia di Teramo e tutte gli sponsor che hanno aderito come ogni anno per lo svolgimento di questa manifestazione che ricordo è interamente gratuita. Tra i fondatori dell'associazione che ha dato vita a Pinetnie, l'assessore agli eventi Filippo Da Fiume, in 15 anni migliaia gli appassionati che hanno affollato il Parco della Pace per assistere ai concerti, tutti gratuiti. Nel 2007, quando è stata fondata l'associazione Risvegli Sonori, facevo parte di quel gruppo di amici che ebbe questa idea. Poi rivelatesi sicuramente una bellissima idea per la città di Pineto di sostenere questo festival musicale. Il Parco della Pace diventa il teatro di questo evento, centinaia e centinaia se non migliaia di appassionati. Ma io ho fatto dei conteggi un po' della serva, come si dice, penso che in 15 anni, questa sarà la 15ª edizione, penso che più di 100.000 persone abbiano calcato il Parco della Pace seguendo questa bellissima manifestazione. E speriamo che quest'anno sarà lo stesso, è sempre la stessa emozione. Quest'anno abbiamo un cartellone di tutto rispetto. Ci aspettiamo tanto pubblico, tanti giovani e tanto divertimento.